amico che è un artista, si chiama Cesar. Che scrivo, no? Ah, conoscevo, sì, si chiama Senza con l'accento sulla scorso, la Lux Cristina e Antonella mi hanno invitato per conoscere, provare a fare qualcosa insieme a Sant'Egidio, perché loro avevano visto una mostra che avevo fatto al Museo Laboratorio sull'Africa. Io penso che la cultura fa molto bene a noi, perché siamo noi che dipingiamo. Noi sappiamo che avete dei punti di vista, anche banali, oppure straordinari, oppure un po' distorti, non importa, però la cosa interessante è che venga fuori il vostro modo di vedere il mondo. Senza paura, come dicevo dall'inizio, la prima volta che ci siamo incontrati, no? E loro sono la realtà, io non so la realtà, non so neanche reale. Voglio far capire come siamo noi, come so io una ragazza anticapata. Voglio far capire. Se ci spogliamo di tutte le nostre pseudo-verità o dei condizionamenti che tutta la società ci dà, magari riusciamo sempre di più arrivare vicino alla verità. Daniela verrà con, che ne so, 100 foto, 200 foto che per lei rappresentano la realtà, la quotidianità. Ognuno può interpretare questa realtà sua come vuoi. Ok. Facciamo finta che non ti conosco, sì. No? Come ti chiami? Daniela. Quanti anni hai? 46. Qual è la cosa più importante della vita? L'amore adesso. Loro non sono capaci di vivere un'altra cosa che non una cosa vera. E questo ho imparato man mano. Loro sono se stessi ad ogni costo. Come ti chiami? Agnello. Cosa? Agnello? Porco. Cioè, c'è bello buono, ce l'ho, la bocca per parlare ce l'ho, per giudicare posso giudicare, qual è c'è il problema che sono le persone che dicono, pensano che non posso giudicare gli altri, cioè aspetta, le persone pensano di me che non posso giudicare. Tu vorresti chiedere qualcosa a me adesso? C'è curiosità di qualcosa? Vorreste invertire? Io mi metto là, tu ti metti qua al mio posto? Sì, piacerebbe. Ok, facciamo. Nome, no. No, quello che... Età? Sì, vabbè. No, dimmi nuovo. E quello che voi vedete qua sarà la vostra visione della realtà. Per cui quando voi lavorate, provate a essere voi stessi. Ogni volta che inquadrate e fate una fotografia, provate ad amare quella cosa, non fare una cosa per farla. Questa mossa è brutta, non so perché. Farsi il linguaggio artistico di questo processo. Però l'arte si fa linguaggio quando non è solo processo che fluisce, ma quando si cristallizza. Bellissimo. Sembra un sole. Sì. Sì, fantastico. Magnifico. Sembra un'altra cosa, guarda. Sì. Noi andiamo a farvi vedere che cos'è l'apice dell'arte nel mondo occidentale, in Italia e non solo in Italia, dove sono tutti gli artisti, tutti i curatori, tutti i direttori dei musei, tutti gli esperti. Essere te a
o tu aspetti che la foto si faccia davanti a te, oppure abbassi se sei stanca. Io ho detto no, non è possibile, non possiamo andare, voler far vedere uno sguardo altro con molti di loro che non sapevano neanche accendere il proprio mezzo. Però poi ha capito a un certo punto che quello che importava era l'attitudine. E noi stiamo facendo un'azione, un vissuto, un'esperienza, una cosa che è un po' immateriale.